Linus deglutiva sempre. Inghiottiva grumi di saliva per rispedire negli abissi quello che stava salendo. Lo faceva sempre. E quando non funzionava, allora beveva addirittura un bicchiere d'acqua per spazzare via ogni residuo tentativo di far emergere quello che sentiva. Richard Stallman e Linus Torvalds, accompagnati da tanti altri Prometeo anonimi, hanno sfidato l'ordine precostituito, gli interessi e il monopolio delle multinazionali del software e il copyright. Bravo in matematica, bravo in fisica, bravo in geometria, ma privo di qualsiasi capacità sociale. Dalla scintilla all'ispirazione, dal singolare al nuovo plurale, non più uno, ma collaborazione, ogni anonimo da nominare. Richard e Linus sono riusciti a resistere alle fortissime sirene che li invitavano a chiudersi sempre di più nel loro mondo, davanti ad un monitor. Hanno scelto di aprirsi agli altri, di aprirsi al mondo. E non a caso sono diventati tra i maggiori esponenti della cultura open. Moderni Prometei senza boria. Così comincia questa nuova storia.